Ciao a tutte e bentornati in un nuovo video sul mio canale. Allora, oggi sono qui per parlarvi delle nuove basi che la ditta La Femme ha fatto e che mi hanno gentilmente inviato per provarle per parlarvene. Allora, le basi che mi hanno inviato sono queste due, la G003 che ha questo colore carne molto bello e la F001 che invece è trasparente. Ora vi dirò delle informazioni un po' più in generale, poi andiamo nello specifico delle due basi e alla fine di questa introduzione ci sarà anche il video applicazione. Quindi poi mi vedrete applicare entrambe le basi sulle mani di mia nonna, che si è prestata appunto per le mie solite prove, i miei esperimenti. Allora, in generale, queste basi appunto della ditta La Femme sono 7 free, quindi non contengono sostanze nocive, sono ad alta densità ma allo stesso tempo autolivellanti ed è verissimo, cioè sono proprio super super autolivellanti, sono comodissime da lavorare. Sono soak off, quindi se volete possono essere sciolte, ma allo stesso tempo possono essere utilizzate sia per fare dei semi permanenti con rinforzo, quindi si può fare una piccola bombatura, ma anche per piccole ricostruzioni. Hanno un'estrema tenuta anche su unghie difficili e proprio a questo proposito, in teoria loro andrebbero utilizzate senza primer, applicando solo il nail prep, perché appunto hanno una forte tenuta. Eventualmente, appunto, su unghie difficili potete aggiungere anche il primer. Allora, non occorre con queste basi una cosa molto furba, secondo me molto comoda nel lavoro di tutti i giorni, è che non occorre di volta in volta fare la rimozione totale con il cartoccio e tutto, ma si può procedere come se voi steste facendo un refill, quindi togliendo praticamente il colore, come appunto se stesse facendo un refill. Allora, più nello specifico, loro mi hanno inviato la F001, che è questa base trasparente con le fibre di vetro, ve la faccio vedere. È così, è trasparente con una leggera colorazione rosata. Io dal vivo le vedo le fibre di vetro. Non so se dal video si possono percepire. Ma vi assicuro che dal vero si vedono. Hanno una consistenza molto, tra virgolette, pastosa e quindi va modellata un pochino quando la mettete, ma questo non significa che sia difficile da lavorare, anzi sono molto comunque, cioè questa la sentite che è più densa e corposa proprio perché ha le fibre di vetro dentro, quindi è normale. Allora, queste basi con le fibre di vetro esistono in due colorazioni. Vi faccio vedere, questo è il volantino appunto che mandano. Le fiber builder base sono queste, esistono in due colorazioni, trasparente e bianco latte. Sono appunto molto resistenti perché hanno le fibre di vetro. E con queste si possono fare ovviamente appunto i semi permanente si può fare, si possono fare ricostruzioni fino a lunghezze medie, quindi si può esagerare un pochino di più, si possono fare delle appunto ricostruzioni un pochino più lunghe e può essere anche usata come base per i gel color e per i gel costruttori. Invece la G003, che è un HD builder base, non è una fiber, quindi questa non ha le fibre di vetro. È questa base qui, ha questo color carne molto molto bello, con una punta di rosa, è veramente bello. Lei è molto molto autolivellante, facilissima da stendere, leggermente più facile da lavorare rispetto all'altra, che ovviamente avendo le fibre di vetro più corposa, però ragazze si lavorano benissimo tutte e due, dopo vedrete nel video, e comunque sono ottime tutte e due secondo me. Questa appunto dicevo, esiste in tre colorazioni, come vedete io la color carne, ma c'è anche la light pink che è un rosa praticamente lattiginoso. Questa qui è anche trasparente e questa appunto anche questa è una base con questa si può ricostruire, si può fare semi permanente con rinforzo, anzi se con l'altra si possono fare magari delle ricostruzioni leggermente più lunghe, questa invece è meglio che vi limitate a solo qualche piccolo aggiustamento, diciamo, perché è più indicata per fare un semi permanente con rinforzo.
Quindi queste sono appunto le due basi nuove che, cioè queste sono le due categorie nuove di basi che mi hanno mandato e queste nello specifico sono quelle che hanno mandato a me. Oltre alle due basi mi hanno mandato anche due colori bellissimi e perfetti per l'estate. Questo è l'H184, un bel fucsia, fluo. Mentre questo, l'H175, è un pescato. Ok, questo è il risultato finale con due passate. Come vedete sono bellissimi e super coprenti. Sono veramente, veramente belli. Ok, allora come avete visto i colori sono bellissimi, coprenti, si stendono bene, sono molto, molto belli, della densità giusta, quindi top. Le basi, appunto, vi dico io che le ho già provate e che ho visto anche la tenuta che hanno avuto su mia nonna perché questo video la parte di applicazione l'ho registrata qualche settimana fa e sono ancora perfette. E niente, appunto, vi lascio al video applicazione. Vi ricordo di iscrivervi al loro gruppo, al gruppo Facebook della ditta La Fan Professional. Comunque, io vi lascio giù nell'info box tutti i nomi. Tutto di che se vi iscrivete al loro sito c'è il 10% di sconto su il vostro primo ordine. Andate a dare un'occhiata perché i prodotti sono veramente validi, io mi ci sto trovando davvero benissimo. Niente, vi lascio il video applicazione. Ok ragazze, qui sto applicando nail prep sempre della ditta La Femme, lo applico su tutte le unghie e poi aspetto che evapori. Dopodiché io vado ad applicare anche il binder, il primer non acido, perché mia nonna fa un po' di tutto, quindi anche se non ce ne sarebbe bisogno, perché queste basi non ne hanno bisogno, in realtà io lo applico, però non faccio vedere questo step per questo. Qui prendo la base quella trasparente con le fibre di vetro e vado ad applicarla sulle unghie. Farò due unghie con questa e due unghie con l'altra. Qui come vedete sto facendo uno strato molto sottile, tirato a smalto e massaggiato bene sull'unghia, chiudo bene le punte, poi prendo una pallina di prodotto e la vado a sistemare vicino alle cuticole. Dopodiché la tiro verso la punta dell'unghia e mi distribuisco meglio il prodotto. Chiudo sempre la punta ogni volta in modo da essere sicura che poi le unghie non specchino. E poi vado in lampada. Ora vi faccio vedere che allo stesso modo faccio anche il medio, quindi strato sottile di base, stesa bene, poi prendo una pallina di prodotto e la distribuisco.
Ok, adesso prendo l'altra base, la G003, quella color carne che non ha le fibre di vetro, e vado ad applicarla sulle altre due unghie. Faccio questo semplicemente perché così nello stesso video vi faccio vedere l'applicazione di entrambe le basi. L'applicazione però è la stessa, quindi faccio sempre il mio strato bello sottile, massaggiato, tirato bene, vado a sigillare sempre bene le punte e poi prendo appunto la mia pallina di prodotto, la posiziono vicino alle cuticole e me la vado a sistemare. Ecco, qui sto prendendo la pallina di prodotto e la metto vicino alle cuticole, ovviamente non le tocco mai, mi raccomando, e me la tiro verso la punta e poi verso i laterali in modo che sia tutto ben coperto. Sigillo la punta. Ok, e vado in lampada. Ok, adesso faccio la stessa cosa sul mignolo, così vi faccio rivedere il procedimento con appunto la base colorata, e anche qui appunto procedo allo stesso modo e poi vado in lampada. Ok, ora passo all'applicazione del colore. Mia nonna ha scelto questo bel rosa carico che è l'H206. Faccio uno strato bello sottile e tirato, perché comunque vedete che il colore è super pigmentato, quindi copre tranquillamente. Vedete che cerco di stenderlo al meglio, di essere precisa, mi avvicino alle cuticole ma non le tocco. Quindi metto bene il colore su tutte le unghie e poi vado in lampada 30 secondi. Ok, a questo punto voi vedete che ho già fatto anche la seconda passata di colore, quindi ho finito tutte le unghie, ho fatto la seconda passata di colore, sono andata in lampada. Ora applico questo semipermanente glitterato che è l'H208 sull'anulare, e non glielo metto molto fitto ma applico semplicemente qualche glitter distribuendoli bene su tutta l'unghia, proprio perché le piaceva di più questo effetto. Ok, uscita dalla lampada prendo il Top Coat No Wipe, che è il sigillante senza dispersione della ditta La Femme, e lo vado a passare su tutte le unghie appunto per chiudere e sigillare il lavoro. Come sempre, anche in questo caso, chiudo bene la punta, quindi passo bene sulla punta. Ok, questo sigillante poi lo lascio è senza dispersione, quindi non ha bisogno di essere sgrassato, e per renderlo più lucido io lo lascio in lampada 60 secondi, quindi alla fine metto in lampada la mano 60 secondi.
Ok ragazze, questo è il lavoro finito, io spero che vi piaccia e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!